Antonio Zechila, grazie di essere con noi, buonanotte. Allora, Gli alberi di Giovanni Rossini, editore, la prefazione di Aristide Malnati, è un omaggio che Antonio Zechila, che ha da sempre la passione per la scrittura, per il cinema e per il teatro, fa a suo padre. Certo, adesso scappa la lacrima, perché quando si parla dei genitori subentra la malinconia, però in questo caso è un omaggio che ho fatto alla memoria di mio papà per esorcizzare il dolore. E quando scrivevo, io scrivo a mano, non ho, sì, sono l'unico in Italia che non ha il computer, che non ha la macchina da scrivere, non era la mia mano che scriveva, ma era la mano che era dettata da mio padre, perché io mio papà lo porto dentro, come dicevano gli antichi romani, quando le persone che noi abbiamo amato nella vita ci lasciano, loro ci lasciano la loro essenza, la loro forza, e quindi ce la trasferiscono, e io da quando mio papà mi ha lasciato, mio mamma mi ha lasciato, perché mi ha lasciato tutta la sua forza. Nel 2019 papà, sì, se n'è andato, e tu in questo libro ripercorri tutta la vostra storia di famiglia, le vostre emozioni, ma racconti anche di te, perché eri veramente un ragazzo molto amato. Questa tua fama, no, di essere playboy ti accompagna da sempre. Da dove nasci? Playboy sono coloro che nascono ricchi, che hanno le macchine importanti, l'attico a Monte Carlo. Io queste cose non le ho mai avute, me le sono dovute sudare da solo. Col mio lavoro sono partito dalla provincia di Amalfi e sono andato a Roma in cerca del lavoro, della mia ambizione di fare l'attore. E la città eterna, Roma, mi ha accolto, mi ha dato i fasti, se così si può parlare, tra teatro, cinema, televisione. E allora, abbiamo detto che insomma, in televisione ti conoscono bene, e io ho una testimonianza, perché era il 2009... Io conducevo proprio qui in questo studio Il Fatto del Giorno. Ai. E tu mi venisti a trovare. Certo. Guardiamo. Antonio, grazie. Grazie. Vedi? Ecco. Guardate la giacca di Antonio Zechila. Oh. La contessa a Tenove, che tu sei un mago. Oh, via! Voilà. Ecco qui, bene, era un piccolo pezzo di repertorio. Che bei tempi, farei. Senti, un applauso al grande Sandro Maier. Sandro Maier, è vero, è vero, mi associo. Senti, Ivana Trump, sì, solo di lei parliamo, poi tanto tornerai a trovarci e racconteremo ancora molto di te. Guardiamo la fotografia, come nasce questa storia? Ivana Trump è una mia carissima amica, era una mia carissima amica, come ognuno di noi ha degli amici cari, e lei era la persona con la quale io mi confidavo molto, che mi invitava sempre a casa sua in America, Los Angeles, New York, Palm Beach. Quanto è durata la vostra storia? Ma noi abbiamo avuto un po' degli alti e dei bassi, nel senso ci vedevamo, poi non ci vedevamo, perché lei era tormentata da una storia d'amore che poi si era sposata con un altro, e quindi era sempre un po', aveva questo tormento di quest'amore. Quindi, però la ricordi sempre con grande affetto. Grande affetto, e pensa, ci dovevamo vedere anche a Saint-Tropez l'estate scorsa, e purtroppo lei è venuta a mancare. Allora, grazie di cuore ad Antonio Zechila.